The Bears. Dunque, penso si possa dire che una delle cose migliori del liceo sia quella di poter scegliere i propri corsi. E uno di quelli più popolari per un giovane forzuto come me era falegnameria. Ora, il mio liceo aveva due insegnanti di falegnameria. Il primo, il signor Canard, era davvero fantastico. Mio Dio, Anthony, questo tavolino è veramente splendido. Che i venti del successo siano sempre sotto le tue ali. Mentre il secondo, il mio insegnante, il signor Schroeder, era un tantino mediocre, per usare un eufemismo. Ora, non so da dove venisse il signor Schroeder, ma sono abbastanza sicuro che un bel giorno il mio preside sia entrato in un negozio di ferramenta e abbia chiesto a un tizio tipo: ehi, sembri un padre di famiglia, vuoi insegnare ad un mucchio di ragazzini idioti come si lavora con una sega a nastro? Ora, il signor Schroeder non si poteva di certo definire un insegnante partecipativo. Voglio dire, in pratica se ne stava semplicemente seduta alla sua scrivania tutto il giorno a leggere la rivista Sports Illustrated. Ehi, non dovremmo tipo lavorare a un progetto o cose simili? Che ne so, chiedilo all'insegnante. Ecco, ma è lei l'insegnante? Ah, sì, è vero, se vai a costruire un fottuto scaffale o altro. Come dovrei fare? Beh, come faccio a saperlo? Ti sembro un dannato insegnante, mettiti al lavoro. Quindi ci buttavamo su un qualche progetto a caso, procedendo a tentoni. Ehi, sai mica come usare la sega circolare? Amico, non so nemmeno come mettermi i maledetti occhiali. Diavolo, alcuni ragazzi non si mettevano nemmeno a lavorare su niente. Se ne andavano in giro a infastidire gli altri. Ehi, ti va di lanciare le matite a Derek mentre usa la sega a nastro? Ok. Ai, ma che... Ehi, smettila, è pericoloso. Smettila, dico sul serio. Oh mio Dio, c'è così tanto sangue! Quindi inutile dire che sotto la fantastica guida del signor Schroeder tutti i nostri progetti sembravano come due stronzi schiacciati insieme. L'unica persona davvero brava nella lavorazione del legno era anche l'unica ragazza della classe. Era come Giovanni Mucciaccia che faceva risultare tutti i nostri progetti una merda. Ma non importava, perché il culo pigro del signor Schroeder dava semplicemente a tutti una B- e basta. Ah, signor Schroeder, credo ci sia stato un errore. Cioè, che intendi? Di che stai parlando? Beh, mi ha dato una B- e poi ha dato una B- anche a Billy laggiù. E lui non ha fatto altro che incollare un bastoncino di ghiacciolo su un pezzo di legno. Ehi, mi piacciono i ghiaccioli sono buoni, anche se sono freddi e mi fanno venire mal di testa, bimmeno. Quindi, siccome non c'erano molti incentivi a realizzare bene i progetti, facevamo sempre cose di merda. Durante tutto il semestre ho fatto una scatola che non stava in piedi, una mensola che non riusciva a sostenere niente, e uno sgabello che è stato costruito come un fottuto trabocchetto di mamma ho perso l'aereo. Ah, il mio bacino! Ma per il nostro ultimo progetto dell'anno avevamo avuto il compito di progettare e creare le nostre casette per gli uccelli personalizzate. E cavolo, puoi scommetterci il culo, erano davvero delle casette per uccelli orrende. Voglio dire, a parte la ragazza Mucciaccia, ovviamente. Il suo culo stava costruendo la fottuta casa del principe di Bel-Air, ma io ero un po' meno ambizioso. La mia casetta per gli uccelli ovviamente era una bifamiliare. Perché, beh, io vivevo in una bifamiliare ed è stata un'esperienza merdosa, per non dire altro. Perché mai gli uccelli non avrebbero dovuto condividere la mia stessa esperienza. Ehi, stronzo, smettila di cucinare il tuo fottuto cibo indiano, stai appestando tutto il mio salotto. Sì, smetto subito, amico, non appena tu avrai smesso di avere rapporti rumorosi con tua moglie. Ora, ovviamente tutte le nostre casette per uccelli sembravano totale spazzatura una volta finite. I miei buchi erano tutti decentrati e il tetto reggeva a malapena. Nessun uccello avrebbe voluto vivere in quella dannata casetta. Già, penso che preferirei essere rapito da un falco piuttosto che vivere in questo... E come se non bastasse, dovevamo mettere in mostra le nostre merdose casette nel corridoio per circa una settimana. C'era gente che passava totalmente ignara. Buon Dio, qualcuno chiama il bidello, chi ha lasciato tutta questa spazzatura nel corridoio? E a peggiorare le cose, la classe del signor Canard aveva fatto lo stesso progetto e avevano esposto le loro casette nello stesso corridoio. Quindi, su un tavolo avevi le casette perfette del signor Canard e poi, giusto in fondo al corridoio, boom! Delle fottute casette in versione case popolari. Il miglior frutto delle lezioni del signor Schroeder. Quindi alla fine del progetto abbiamo ricevuto tutti la nostra B-. La fottuta ragazza Mucciaccia era incazzata da morire. Maledizione, signor Schroeder, fa sul serio. La casetta per gli uccelli di Billy non ha nemmeno un dannato tetto. Ma la parte migliore di tutta la storia è stata che uno dei miei compagni di classe ha preso una A per la sua casetta. Sarà stato per la sua maestria e il suo design stellare? No! È stato perché ci aveva appiccicato un fottuto adesivo del Cleveland Browns. E al signor Schroeder piacevano molto i Cleveland Browns. Ehi, mi piacciono i Cleveland Browns. Sono forti, anche se non sono arancioni. A più! Maledizione, mi sto prendendo in giro! Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto fatecelo sapere qui sotto nei commenti! E voi? Qual è la vostra materia preferita? Fatecelo sapere qui sotto. Dai! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo!